Benvenuti, bentornati senza luce dell'interregno. Siamo qui con Lorien. Abbiamo fatto tanta strada. Abbiamo scoperto tanti misteri. Adesso è venuto un attimo il momento di riposarci. E prima di iniziare mi gusterò questo gustosissimo caffè. In che cosa consiste la nostra build? La nostra build è costruita su quella che si chiama nei Souls Quality Build. La Quality Build è una build che punta tutto ad avere delle statistiche di forza e destrezza uguali, perché il compito di una quality build è quello di usare delle armi che scalano in questi due attributi in maniera equa, in modo che anche la più semplice delle armi, se scala molto bene su forza e destrezza, noi avremo un'arma praticamente mortale tra le mani. Quindi che cos'è che ho fatto? Sto aumentando forza fino a 20, aumenterò destrezza fino a 20, non tralasciando comunque cose più importanti che sono la vitalità e comunque la tempra. La mente l'abbiamo lasciata un po' a 10, che è il nostro valore standard, il nostro valore con cui siamo partiti, perché al momento non ci interessa espandere gli slot degli incantesimi. L'intelligenza anche non l'abbiamo toccata, visto che comunque sia il nostro personaggio non è nato per usare propriamente le stregonerie, ma è più incentrato sulla fede. Infatti abbiamo portato il suo valore a 20, in modo da avere accesso a alcune delle spell che ci hanno permesso di affrontare dei boss molto semplicemente. Quindi fondamentalmente è un guerriero divino che va in giro con le sue armi, che una delle quali è lo spadone del limiere, uno scudo, una balestra o anche all'occorrenza un arco. Ma la balestra fino ad ora mi ha accompagnato in maniera egregia, diciamo. E qualche altro trucchetto, qualche altra evocazione che piano piano stiamo trovando all'interno del gioco. Livello 43, siamo a un passo dal livello 44. Vediamo se riusciamo a livellare grazie alle, come si chiamano, alle rune auree che abbiamo trovato in giro. Ma non penso che ci riusciamo ad arrivare comunque. Forse sì. Forse sì. Pelo pelo? Vediamo un po'. Pelo pelo, possiamo fare un livello. Come dicevamo prima, vorrei portare su destrezza, però vedo che comunque alcuni incantesimi divini richiedono una certa dose di stregoneria. Vediamo un po'. Stregoneria scintipietra. Mi piacerebbe sapere qual è la traduzione in italiano. Ecco, le stregonerie vere e proprie non le vorremmo usare con questo personaggio, le useremo con un altro. Adesso abbiamo una cura veleno, rifiuto. Tattica dell'assassino, va bene, queste comunque richiedono fede 12, 10. Ecco, per esempio, questo è
Fede 27, tanta roba. Questo ricatesimo abbiamo ricevuto uccidendo il Cavaliere del Crogiolo in un epico scontro. L'immolazione la conosciamo, fede 8, fede 10. L'Arena Fiamma chiede fede 20. Proiezione bestiale, fede 10. Quali erano le magie che richiedevano stregoneria? Forse quelle che ci insegnava lui. Di il cacciatore dei morti. Sì. Gli incantesimi dei fondamentalisti dell'Ordine Aureo. A me mi intrigano molto questi due incantesimi, però vedete che serve fede 13 e intelligenza 17, quindi... Mi piacerebbe uppare quella parte. Quindi nuovo livello. Provo a mettere un punticino intelligenza. Marsi a 20, non lo so. Però vorrei arrivare a un 20-20. Che non è mai male. Anche un vigore 100 non sarebbe malvagio. Vigore 100, ok. Abbiamo aumentato la tempra. Build molto consistente alla fine. Ci riposiamo, andiamo a vedere dove dobbiamo andare. In realtà ci sono innumerevoli posti. Ponte del sacrificio, qui si apre una nuova area. Qui bene o male più o meno abbiamo visto tutto. Forte di Hyde. Sarebbe buono seguire le strade perché sicuramente ci portano, ci conducono chiaramente da tante parti. Dislocato all'interno della mappa, villaggio di Idroganto. Ai margini del villaggio di Idroganto. Ah, ma noi abbiamo ancora un boss da sconfiggere qui in area. Huh. Le gallerie di Sepolcride. Andiamo subito. Vero, adesso mi ero completamente dimenticato. Completamente. Ci siamo, adesso ritrovare la faccenda sarà tosta. Allora, prima di tutto vorrei cominciare
assettare il mio personaggio per quello. Per quello che è, per quello come l'ho pensato. La nera fiamma mi piace. Una cura. Servirebbe una cura più grande. Però vorrei provare anche la proiezione bestiale. Che non mi dispiace. Aggiunta una carica all'ampolla di lacrimi cremisi, perfetto. Distribuiamo le ampolle, direi. Vorrei farlo diventare un pochino più legato agli incantesimi, quindi un 3-5 mi piacerebbe molto. Memorizza incantesimo, abbiamo visto. Miscela balsamo portentoso. Incrementa il vigore. Potenzia gli attacchi caricati. Ma così va bene. Rune maggiori, abbiamo quella di Godric. Cenere di guerra. No, questo rimane così. L'altera bestiario, io ancora non l'ho capito. Bene, vediamo l'equipaggiamento. La zanna del limiere più 2 è ok. L'amuleto arsenale, questo ci serve per forza. Aumentare la vitalità, non ne ho idea, però mi piacerebbe prendermi qualche rischio in più. E vorrei equipaggiare il sigillo cicatrice di Marika. Miuppamente, intelligenza, fede e arcano. Direi che possiamo andare. Non mi dà un altro slot. Non ho ancora capito qual è l'attributo che accresce il numero di slot per gli incantesimi. Vorrei. Mi dà accesso a Reduvia. E anche all'arco di corno, che a me piace assai. Siamo ancora in medium roll, perfetto, direi. Ci carichiamo un po' di frecce allora. Oh, wonderful. Questo lo vorrei togliere. L'evocazione questa ci piace tanto. Questo lo togliamo. Tanti belli oggettini da usare, soprattutto per l'online. Io gioco offline come al solito perché sono un babbano. Però io voglio farmi aiutare dalla morte perché il mio personaggio è così. E quindi scelgo l'evocazione dei ceneri di Milite Scheletrico. Carico pesante, non ce la facciamo. Rimaniamo così. Accendiamo la torcia, la lanterna.
Qui dobbiamo ripulire piano piano, bene bene, non voglio ci siano rotture di scatole. Cappotto. Uomini e semi di pietra. Facili kills. Rimbalza indietro la mia arma. Interessante questa cosa. Lui è imperterrito. Arrivano anche i sorci. Anche se sembrano stupidi, i sorci comunque rompono le balle. Non abbiamo la nostra curetta, che non ho caricato, appunto per provare queste due nuove spell. No, in realtà solo una. Qui è chiuso. Mi ricordavo che era closed qui. Dove si andrà mai? Ci siamo scesi da qui. Lì giù, forse. E andiamo. Speriamo sia qui nelle profondità, perché altrimenti dobbiamo risalire. No. Grande botta. Ehi! Super liscio. Wow. Wow. Brutta faccendazza. Skippiamo questi. Vieni su, ok. Tacco in salto fa un male della bestia proprio. Fa un male bestia. Non è qui che dobbiamo andare.
ma qui. Gli arrivano delle belle svampe. Datemi le rune. Voglio le rune. Lui si è mezzo incazzato, anche lui. Pepite deflagranti, fantastiche. Ma che famo? Ah, capito. Questo è l'ascensore per il boss. Sicuro al 100%. Non c'è niente qui dietro. Ok. Volevo giusto dare una controllata per lasciarmi niente dietro. Ansia. Troll scava pietra. Meraviglioso. È uno di quei troll che troviamo in giro, però è ammalato da qualche strano morbo. Io casto. Super facile. Vabbè, era un dungeon early game. Medaglione ruggente. Non so cosa sia, andiamo a vedere. È un talismano. Che bello. Colosso. Potenza gli attacchi basati su ruggiti e soffi. Spettacolo. I giganti erano amici dell'albero madre. Al tempo i loro ruggiti tonanti sferzavano la terra, scatenando valanghe e tempeste di fiamme. Tanto, 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 tanto vichingo questo. Più avanti farò un personaggio basato su tutta sta roba qua. Asce, build forza, sto medaglione potrebbe essere molto, molto interessante. Molto interessante potrebbe essere. Non
Si torna all'ingresso. E andiamo. E anche questo l'abbiamo fatto, ce l'avevamo lasciato indietro. Un po' così, non ero tanto confidente quando l'avevo beccato. Eccolo Yura. You must not forget though, those who partake in Dragon Communion will one day shed their humanity, their hunger for dragon, their yearning. Only worsens until the floodgates burst, unleashing eternal torment. Provo a vedere qua dietro, forse mi ero scordato di qualcosa. No, 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 no. Ci sono stato e come? Però sto lupetto bianco io non è che me lo ricordi particolarmente, eh. Mi sa che si muore se casco da qui. Proprio avanti. Ma lo stesso. Già qui. Come faccio a scendere senza ammazzarmi da qui? Muoio sicuro. E levati. Devo capire come scendere. Da lì, dai. Per forza. Ma adesso dove stavo? Madonna.
Pensa, mi ero perso sto drop. Non lo piglio se... le favole. Brucia. Infame. Ok. Spero di non morire. Non sono morto. Oh, so good. Questo è bene. Il problema è qui adesso. Neanche tanto, perché... No, sicuramente qui no. Ma c'ero stato qui. Sif. No, non li posso vedere animali morti. Oh, vabbè, no, lì sotto a me mi intriga, devo andare a vedere. Ma boccia prima. Mi serve il doppio saltino. Peccato, ci avevo sperato. Di qua? Devo vedere. No! No! Super fail. Qui dopodiché c'è la morte. No, non c'ero stato qui, dai. Quindi non mana? Oh, damn.
Facciamoci un bel giro. Al finale non ci siamo mai stati qua. Potrebbe esserci di tutto. Mano violenta e vai. Sicuramente lì sotto, non mi dispiacerebbe trovare un dungeon qui, ma... Lui chi è? Un antico elfo. Pare dotato di talenti arcani. Spada consunta. Lui è mangiato corroso dal sale del mare. Vieni qua. Qual è la sua storia? Non mi fa quasi niente. No, non era consunto, era macchiato da rune. Cenere di guerra gravitas. Se sono... Ho una specie di malattia o... Oppure non saprei. Sembra più una malattia più che un graffito scritto addosso, non lo so. Comunque era uno che si era ritirato qui sicuramente. Viveva qua sotto in attesa di fare a fette qualcuno. Bene, ce l'andiamo subito a vedere. Usabile su armamenti da mischia, tranne armamenti piccoli e fruste. Ok. Si dà il caso che è roba arcana. Ok. Gravitas, abilità dei campioni di alabastro, dalla pelle di pietra. Conficca l'armamento nel terreno per creare un pozzo gravitazionale. Oltre a infliggere danni, attira i nemici verso l'esecutore. Interessante, non mi ispira tantissimo, sinceramente. Una specie di strumento di crowd control che... Sinceramente non mi dice nulla. Anzi. Però, insomma, la giusta build, magari la giusta arma. Magari si può rivelare OP. Eccolo qui, l'ho chiamato, eh? Il dungeon. Che mi venga un colpo. Incredibile. Incredibile, c'ho la sensazione di trovare qualcosa qui. Incredibile. Ci può essere di tutto dappertutto. Guarda dove siamo. All'inizio. That's freaking incredible. Questo è morto con uno stocco in mano. Magari è proprio l'arma.
No, talismano del drago sacro. Per uno. Uno con una reaper in mano che aveva il talismano del drago qui dentro. Noi abbiamo quello folgorante e ci protegge ovviamente dai danni da fulmine. Questo invece ci protegge dai danni sacri. Degli ottimi tool per eventuali zone o boss che fanno uso di quegli elementi. Magari rompono un po' troppo le scatole. Non ci spaventa nulla. Ok. A questo punto non penso ci sia nient'altro qui sulla costa. Tranne questo schifo. Vai. Sicuri che non ci abbiamo niente lì, in mezzo a qualche nicchietta di roccia. Piacerebbe andare a vedere, però. Intanto sono le 6. Bravo, bravo torrente. Che te piglia un trono. E adesso? Adesso da capo? Dobbiamo uscire? Dobbiamo andare qui. Non ci si crede. E ora? Ok, erano rimaste qui sotto. Ma rispawna il tizio. Andiamo a combatterlo di nuovo. Vediamo se soffre la mia fiamma. Proviamo la proiezione bestiale.
Dopo un po' la magia stunna. Interessante. Diavolo, interessantissimo. Stunning magic. Stava per cavoli suoi, giustamente. Vado a rompere le balle. Corto raggio. Medio raggio. Attenzione. Ci ho provato. Bisogna esplorare. D'altronde. È così. Voglio riprovare. No, non ci va proprio. Non ci va. Abbandoniamo l'idea. Quantomeno riprovo la terza volta a duellare con quel tizio lì. Vediamo. Se si decide a droppare qualcosa, secondo me droppa. Secondo me droppa. Non droppa. Ci ho provato troppe poche volte per avere la sicurezza. Potrebbe pure droppare. Posso sapere con certezza. Oh, nera fiamma. Distruggi. Incinerisci tutto.
Mentre qui sembra proprio che non si vada da nessuna parte. E ritorniamo su, sperando di non rimanere morti e ammazzati un'altra volta. Eiha! Eccolo qua. Non ho capito dove mi vuole mandare lo sbruffo. Non l'ho capitissimo. Però vabbè. Schifoso. Dai, non c'è nulla. So io che spero sempre di trovare qualcosa di allucinante. Let's do this again. È vero, non l'ho combattuto. Che marrano che sono. Andare lì, ma non c'è niente. A destra o a sinistra? Lisba. Ah, io c'ho la tigna. Tigna Man, dai! Tigna Man è morto. Che stupido.
Bello, si riparte da zero. Credo fosse qui invece là. Che merda. Basta. Stop. That's the last one. Va bene. Give up. Super give up. Addirittura. Addirittura si fanno rodere il cippone. Tengo materiali, va bene. Allora, qui direi che ci sia. Qui sotto ho controllato, non c'è niente. Questo è ok. Qui dove sfocia il lago, voglio andare a vedere un attimo. Battaglie campali sempre buone, eh. Va belli qua. Opera. Chiara pietra. No, qui non c'è nulla. Cioè c'è, ma abbiamo già visto tutto. Lui non si sa come fa a emergere. Forse da sotto il fango. Dai, sì, voglio credere che da sotto il fango. Aia, però non vale ancora però, eh. Si è fatti rodere il cippettone. Si sono fatti rodere il cipperone. Interessante.
Ma bando alle stupidaggini, però mi sono un po' rotto le sbols. Serietà. Adesso ci siamo divertiti, abbiamo fatto tutto. Ma la domanda è, l'ho esplorato tutte bene queste rovine? Strani cani. Ho come la sensazione di essermi perso qualcosa, infatti. Aspetta però, non morti che parlano. Non comprendo. Sta torcia un po' così, eh? La torcia che ferma uno spadone del genere mi fa ridere. Non ha molto senso. Però vabbè. Cioè sembra come che dicessero Dovahkiin, però ovviamente non può essere. Chiaro che non può essere. Ah, invocano il nome del drago. Aghil. Oh, Aghil. Sì, certo. Potrebbe avere senso. Oh, Aghil. Certo. Assolutamente sì. Aghil è appunto il nome del drago che infestava il lago. Guardali, 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 porci maledetti. Allora io voglio lo spadone. Lo spadone è bello, lo spadone è bravo. Spadone lento. La verità è quella.
Niente, un trappolone galattico. Ok, oh Agil, oh Agil. Abbiamo un'altra cosa da prendere qui. E sta qui dentro. E la guardia al tesoro lo fa un sorcio. Un ennesimo sorcio. Belli spadoni, ma... Ci andiamo a riprendere le rune. Madonna, i granchiacci. Questo ragno qui è nato per rompermi le palle. Oh, mo m'ha rotto, eh. Mo m'ha proprio rotto. Cioè, sono dovuto scendere da cavallo. Della finita. Vabbè, qui il drop l'ho preso, cioè basta. Io ho idea che qui abbiamo finito. Qui abbiamo finito.
Sicuro. Gurium. C'ho giusto voglia di una fight. Sei incazzato. C'è un gigantopoli? Elmo di Kaiden. Elmo di Kaiden ce l'abbiamo. Guardate che roba. Che atmosfera incredibile. Ulala, ma questo io non l'avevo trovato. Completamente nel nulla, ma vedi, cioè questa roba, cioè se non vai in giro ti perdi la roba, è inutile. Anche se bene o male non è segnata nella mappa, però cioè non, per esempio sta capanna del Gran Maestro Guerriero sulla mappa c'è il nulla, c'è uno spruzzo di verde. Ecco, magari qui la mappa ti fa vedere che c'è una rovina, qui non c'è niente. Tu lo devi andare a vedere tu mentre cammini. Andiamo subito, dai, che meraviglia. In mezzo al nulla una capanna. Riposiamo. Capanna del maestro guerriero. E andiamo subito a parlarci con il maestro guerriero. Quella è una claymore. È una claymore bomba. Ecco, se proprio vogliamo chiamare in un determinato modo. Allora, armatura dei lupi, o leoni o bestie che si rivolgono a Godric. Armatura notevole, la claymore ancora di più. Questa non è una claymore però. Scusate, vederla più da vicino mi sono completamente sbagliato. Questa è una fottutissima Zweihänder. Non ho visto te prima. Name's Bernal. Tarnished, just like you. Bernal. Let me ask you something. Are you here in the lands between to take up the fight? Does your faith in the guidance of grace hold firm, despite the collapse of the Golden Order? La mia fede è incrollabile. Yes, you're a tarnished through and through. Takes me back. But that's a quality needed now more than ever. Any interest in bearing the torch of my battle arts? All I know is the sword. Picked up a fair few tricks in my time, too. Now's the time to pass them on. To a good and proper tarnished, like you. Ma certo, maestro, ma ne stiamo parlando? Fammi apprendere le tue abilità. Ah, le ceneri di guerra. Quante sono le ceneri di guerra? Tra l'altro devo vedere qual è quelle che già ho.
Madonna, quanta roba. Alla fine sono... cioè, il grande cambiamento sono proprio le scene di guerra, secondo me. C'è uno... una delle più grandi novità del titolo. E cominciamo. Impronta, montante. Stringi l'armamento, abbassa il baricentro e meglio a tutti il patto dei colpi. Se seguite un attacco potente potete sperare un momento in mezzo all'alto, ok. Calcio. La tenacia. Riduce i danni subiti. Grido di guerra cavalizzato con un grido bellicoso incrementando la potenza d'attacco. Finché attiva, gli attacchi potenti diventano attacchi in carica. Wow. Taglio rotante. Scene di guerra e fuori scena, ok. Taglio rotante predilette dai guerrieri più abili. Far rodare il corpo infliggendo veleni a termine. Premi ripetutamente per eseguire una combinazione di attacchi. È interessante. Bisognerebbe vedere quanto ripetutamente devo attaccare a fondo. Con la spada, bello. Passo veloce. Ok. Lama tempesta. Nessuna abilità. Questo anche annulla l'armamento. Utile per gli scudi. There's a myriad of battle arts in these lands that I've yet to discover. Mementos of all the warriors who raised their arms in battle, lost and died. A fine tale, all told of true chivalric romance. That's how I fell in love with the sword and the arts of combat. It grants meaning even to falling in battle, to death itself. Va bene, lui è un guerriero cazzutissimo. Nonostante la sua veneranda età, vuole ancora imparare. È impossibile trovare il contenuto nel frattempo. In your boat, eh? Well, there's no rush. Knowledge of the arts can wait another day. Io invece vorrei affrontarti in battaglia per fregarmi le tue robe. Però non siamo quel tipo di PG. Dove siamo sulla mappa? Qui, in mezzo al nulla. Alle nostre spalle la strada... dobbiamo trovare un sentiero. Piovono lupi. Questo cos'è? Mai visto prima. Sì. Sono brutti forti questi, eh. Canide fuori dal nulla, uccido.
Guarda che infame, guarda. Dai, tira fuori la bombetta. Spada corta. Con la roba di Godric, eh? Cavalierone non ha droppato nulla. Che peccato. L'avevo già preso. L'avevo già preso qui. Catacombe mortifere l'abbiamo fatte. Ops, è scattato l'allarme. Peccato, vi ho disintegrato nel frattempo. Wolf Nado. In poche parole. Che strano. Questo proprio non si apre. Andiamo a farci l'orso gigantesco. Prima fare l'orso gigantesco, poi si stacca. Sempre bello da ste parti. Ma volendo ci possiamo fare pure quest'infame. Che male non fa... Fammi fare il repost, ti prego. Bene. Che bello. L'ho disintegrato.
attenzione perché sento qualcosa. Odo uno sbrilluccicare. Eccola qui. Lo scarabeo. Sto andando da tutt'altra parte, però vabbè. Andiamo da questo. Sti quattro schiantacani. Super schiantacani. Super tramonto. Certo che con una mano. Someone who might be interested in rescuing the great Kenneth Height. Hello? Is anybody there? Hello? Might be interested in rescuing the great Kenneth Height, servant to the true Lord. Mi nombre Sinico Montoya. Tu hai ucciso mio padre. Preparate a morire. Andiamo dall'orso, dai. Dalla belva, altro che orso. La belva allucinante. Eccolo là. Lo vedi? Non ci puoi credere quanto è grosso. Io voglio creare frecce di fuoco. 30 piumate che viaggiano meglio. Poi di qua ci mettiamo la Persecutorius. Siamo pronti. La prima. Ostia! È veramente terrificante! Di sotto. +63. Beh, that's easy. Sprecato. Adesso a gradire, eh? Vediamo se gradisci.
primo colpo devo andare giù. L'ultimo colpo vado giù. Va di uccidere i lupi però. Guarda come hanno costruito sto mondo, guarda. Guarda che cosa c'è lassù. E vabbè, per oggi è tutto, GG. Ci becchiamo alla prossima. Addio senza luce. Ciao.